Vado Prima è stata costituita con un grande ragionamento, una fase di ascolto importante. Abbiamo costituito un gruppo che ringrazio, di persone molto allargato, che ha cercato nei mesi di cercare quelle che erano le figure migliori per rappresentare la nostra comunità, ma soprattutto il nostro territorio. Noi abbiamo segmenti e porzioni di territorio importanti, ma abbiamo anche pezzi di comunità e di socialità importante. Quindi abbiamo toccato tutte le frazioni, le associazioni, il mondo delle imprese, del turismo e dei servizi. Io credo che sia una squadra rinnovata, ci sono persone come me che hanno affrontato, diciamo, le precedenti amministrazioni, che ringrazio per la fiducia nuovamente, ce n'è una parte di persone nuove, anche giovani, infatti l'età media è circa 50 anni, che cercheremo insieme a loro di dare una continuità rispetto alle esigenze del territorio, ma anche una nuova visione per cercare di rigenerare e costruire una Vado migliore. Quali sono, diciamo, i punti cardine del programma del candidato sindaco Gilardi? Sicuramente i punti del programma sono tanti, ma l'essenziale, le cose prioritarie sono i servizi dei nostri cittadini, stare più vicino ai nostri cittadini, soprattutto a quelli che ne hanno bisogno, stare vicino al nostro territorio, quindi intendo opere pubbliche, mitigazione del rischio, servizi, servizi alla persona, servizi all'istruzione, allo sport e soprattutto quel pezzo di comunicazione, di rapporto e di inclusività che un'amministrazione deve avere nel mondo moderno. Diversi sono i progetti che nel caso venga eletto insieme alla sua lista, sul quale puntate? Manutenzioni, progetti legati anche allo sport, se ne dovesse dire un paio, quale le verrebbe in mente? I progetti più importanti che abbiamo costruito per il domani sono sicuramente le scuole, quindi strutture pubbliche a servizio scolastico finanziate dal PNRR, e il palazzetto dello sport, su cui abbiamo lavorato parecchio negli ultimi anni e che finalmente si potrà realizzare. Abbiamo su Vado tanti cantieri, sono partiti parecchie opere pubbliche negli ultimi tempi, ma soprattutto cantieri importanti. Abbiamo ottenuto parecchi fondi comunitari relegati al PNRR, quindi intendo le scuole, il nuovo asilo, la messa in sicurezza del torrente Segno con il rifacimento del ponte dell'ANAS, ma anche RFI che ha, diciamo, messo in piedi un investimento importante che traguarda, diciamo, un'ottimizzazione del parco ferroviario e della sua sostenibilità anche ambientale. Quindi Vado vivrà un paio d'anni di cantieri, io credo che però quei cantieri siano finalizzati ad avere una Vado migliore nel futuro e sono una grande opportunità. Quindi mi discosto, diciamo, dalle polemiche, ma io guardo alla nostra Vado che secondo me dopo sarà migliore, più sicura e più vivibile.